Adesso ci sarebbe un programma musicale, perché noi all'interno del Conservatorio di Verona abbiamo una persona che compone, che è un punto di riferimento, che vorrebbe sostituire Morricone. Io spero che... No, lui vuole comporre della musica per cinema, quindi è probabile. Però insomma ha molto successo all'interno del conservatorio. E si chiama... Sì, vieni, dai. Fai vedere cosa... E si chiama? Sì. Moine. Allora, la sua prima composizione aveva a che fare con il deserto iraniano, però in chiave contemporanea. Cioè adesso non so con cosa utilizzare. Sì, infatti, prima di tutto volevo parlare un po' sulla musica iraniana, sulla musica originale, perché avevamo già sentito delle parole sulla politica, sulla situazione economica, tutti questi per... Conoscere una cultura, conoscere un paese, cioè bisogna capire cosa è successo nella storia, storia antica, storia del Novecento, per capire meglio che cosa sta succedendo oggi. Anche, secondo me, bisogna di conoscere gli elementi culturali, tra di loro la musica, che sarebbe un importante elemento. Prima di tutto volevo dire che la musica orientale, la musica persiana, non è una musica tonale, è una musica modale. Cioè, ci sono in composizione nella musica, ci sono due parole diverse, tonalità e modalità. Questo vuol dire che l'armonia e l'orchestra per musica tonale porta avanti, produce il pezzo più avanti, però nella musica modale è la melodia che si porta avanti il pezzo. Quindi nella musica iraniana, nella musica persiana, è la melodia che ha il suo ruolo importante. Diciamo che è la melodia che decide dove deve andare il pezzo, dove devono andare l'orchestra. E poi vi farò vedere degli esempi per i pezzi musicali persiani che sono stati eseguiti con l'orchestra occidentale. Non voglio, diciamo che, far vedere gli esempi degli strumenti tradizionali, folcloristi della musica italiana. Cercherei di creare un colore nuovo, un timbro nuovo per l'orchestra occidentale e quello orientale. Ecco, questo è il mago. Ok,
Procedo con questo pezzo perché questo è uno tema diciamo anche più famoso nella musica iraniana di Javad Marufi, che è stato eseguito con Los Angeles Philharmonic Orchestra a Valdisney Hall a California, negli Stati Uniti. Thank you.
Della vita di questa gente è stato un disastro, vivono in un povertà forte. E abbiamo deciso di fare una musica su base questi canti, su base questi canti atonali. Ho cercato di creare questo pezzo tonale sui canti atonali per fare un misto tra, come dire, tra anticismo e modernismo, tra finalità, contrarietà, tra tutto per far vedere questo disordine che c'è proprio dalla vita. Thank you.
Adesso che vedremo l'esecuzione.
Questo
mio ultimo lavoro, che l'ho fatto per un, per un'intervista a Londra, che un ragazzo giovane indiano ha perso sua mamma a causa di Covid, però da lontano. Sua mamma è stata in India e lui invece è stato a Londra. Quando sta parlando con questo dottore psicologo, lo fa vedere improvvisamente un video della sua ragazza fidanzata che sta parlando su mamma, che sta facendo questa notizia che è morta mamma e non sa più. You've shared an incredible amount with us, and I can only thank you. And there's just one more thing. You got your phone? If we get a good time to send, so I'll just show it to you online. Just have this
show. Priya. Sta parlando avanti per psicologizzare. Quindi io. Ultima comunità ci sono loro per capire un po' schiare fuori. Che hai suonato per quando sei venuto qui? No, solo per prima volta? Sì. Oh. Però chiudi. Okay. Questo è il senso. Psicologo, lui è psicologo. Sì. Psicologo dei ragazzi. Ragazzi. Thank you.
Vi è piaciuto Rhodes di Kiarostami? Molto. Allora, se non so dove Sami, se potevo far vedere qualcos'altro di Kiarostami. 24 frame. Vado a vedere. Sami, a loro è piaciuto Rhodes di Kiarostami? Abbiamo qualcos'altro? C'è, come si chiama? 24 frames? No, non 24 frames, quell'altro. Ah sì, quello del bambino. Come si chiama? La palla. Take me home. Take me home. Hai finito? Sì. Adesso è arrivato Silvio, pronto per fare il risotto, per cui... Vabbè, vado io. Tu adesso... No, loro, c'è una sua amica. 24 frames. Sì. Che bravo questo ragazzo, no? Vuole diventare Morricone. Vabbè. Non si sa mai. No, ma come approccio? Io lo volevo presentare a Morricone dopo. Ti posso chiedere qualcosa? Certo. Tu hai parlato come introduzione di musica tonale e musica atonale. Il primo pezzo era musica tonale classica, tardo romantica, come Hallmark. E tant'è vero che l'ultimo accordo era sulla tonica. Scusa, una cosa importante. La persona che cantava è un diversamente abile. No, parlavo del primo pezzo. Sì, quello con l'orchestra. Solo per l'orchestra e pianoforte. Sì. Ma quello è una composizione antica. Il tempo di un concerto per pianoforte, immagino. Esatto. Volevo dare un esempio. E c'era anche la struttura tipica nostra, no? La forma sonata. Con... Ok, no, primo tema, secondo tema. Ma c'era la struttura nei periodi musicali e nelle frasi musicali. Otto. Ci capiamo? Sì. E c'era però anche un supporto armonico. Alla mano sinistra, sia la tua sia quella del primo pianista. C'è una cosa che volevo farvi vedere. Il vero problema è io chiedo... Why Cinema? Voi avete... Il workshop di Kiarostami qui. Voi avete... Perché quello c'è. No, ma è meglio... No, ma adesso non ce l'ho qua. Anche qui non ce l'ho. C'ho 24 frames. Di musica con archi fregati, non pizzicati. C'ho 24 frames. Con intonazioni. Sì, ma quello è... diverso. Quasi, sai, ottava, sedicesima. Poi lo resto umano non capisce. Non voglio pensare sulla teoria della musica, però... Alcine Diou aveva teorizzato queste cose qui molti secoli fa. Voi recuperate la vostra tradizione musicologica. A me fa molto piacere quello che hai fatto. Hai talento, in my opinion. Avendo io un po' studiato musica, quindi apprezzo quello che fai. Ma quando per esempio tu fai molti arpeggi, in realtà sono accordi, in realtà è armonia. Ok. E l'armonia esiste nella musica persiana, però non ha solo un ruolo importante come musica occidentale, come vedevamo nel primo pezzo, era il pianoforte solo che produceva la melodia. Sì, ma questo c'è anche nelle sonate nostre, perché è lo strumento unico. Però abbiamo sentito abbiamo visto un colore abbastanza nuovo, nel senso che il suono, il tipo di esecuzione. L'ha introdotto nella nostra musica occidentale, Debussy. Sì, che si era rifatto ai moduli, ovviamente con gli strumenti nostri accordati così non poteva, e allora poteva utilizzare solo il semitono. L'ho utilizzato molto bene, però, rifacendosi alla tradizione di Bali. In Indonesia, sì. E alcuni passaggi del primo concerto, ma anche, e poi c'era una struttura molto strutturata, il trio, molto strutturata.
sembrava sentire un Egger, Bio, che ne sono altri che, francesi che mi vengono in mente. Ed è la musica del Novecento europeo. Lo scopo è questo qui, avvicinare la musica tradizionale persiana, mio scopo, a musica occidentale, che si capisce anche agli occidentali, alle persone che sono in Occidente. Io personalmente non voglio fare la musica per i solo iraniani. Voglio fare una musica che si capisce all'estero, quando un americano si sente, sente questa musica, capisce cosa. Matteo ha ricevuto uno standing ovation, cioè io ero presente, ma lui ha interrotto perché non voleva far vedere, ma io ero presente al conservatorio. Sì, sì. È un umile che guarda sempre con l'occhio in basso. Non è un po' come Morricone. È la tradizione islamica, no? Certo. È il vero islamico, cioè, che ascolta, ma non si impone con la violenza. No? Ok, bravo. No, ma dico, questi cambiamenti, passaggi, è tipicamente morriconiano, perché anche lui non ha un filo conduttore, soprattutto per tre brani che ha fatto per film western, io dico western, non è spaghetti western, western, perché erano western, sono molto belli. Tu hai fatto anche, che ne so, film espressionisti, sì. Cioè utilizzando una musica nettamente atonale e o seriale, senza melodia. Hai fatto esperienze così anche ancora, per il cinema? Ancora. Ho fatto delle musiche che contro i messaggi, animazioni, però okay. Non si può sempre fare. Beh, possiamo partire qui? Questo è un altro lavoro, sì. Ultimo lavoro di Chiaro Stanco. Questo è proprio l'ultimo. Prima di morire. Mi dispiace. Ah, no, devo dire una cosa, perché lui attraverso questi video vuole portare il tempo a zero assoluto. Perché dice, i film cinematografici hanno un tempo che lui cerca di minimizzare, ma non può assolutamente, diciamo, abolire. Però con il suo video sì, è per quello che ama il video, perché dice con video io riesco a zerare il tempo. Vado a vedere cosa sta succedendo. Dai, anche io mi Sì, qualche volta, sì. Sì, non spesso, ma una volta ogni, sai, ogni sì, un anno. Sì. Abbiamo uno vicino a Trastevere, dalla via Lungara. No. Francesco di Salve, auguri, no. Appena da sempre comincia a essere esperienza. No, è la... Sento qualcosa, quando mi capita così, 80 volte su 100. Lui, mi viene a freddo il mio cognato, lui vive
la Covid. Firenze, ma è gli stessi